L'ospite di stasera non ha bisogno di presentazioni. Voglio solo dire che ci ha fatto un grande regalo. Noi l'abbiamo invitata per festeggiare insieme con voi i 30 anni 20 della nostra compagnia teatro e lei ha accolto con grande, 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 grande piacere e grande trasporto. Non ci ha pensato un attimo. Insieme con Pino Stravioni è qui questa sera per festeggiare i nostri 30 anni di teatro. Anche la Piaf? Beh, sì. Mi aveva anche chiesto di scriverle una canzone. Le piaceva molto un mio personaggio. E non gliel'hai scritta? Io non credevo di essere capace di raggiungere quella sua tragica semplicità. E poi lei era la Francia. E Visconti? Lo conoscevi? Beh, direi. E Toscanini? Purtroppo no, ma l'ho visto dirigere. Eri piccola. La prima volta sì, la seconda neanche tanto. Magari hai conosciuto Genet, sì? Siamo andati a cena con lui e un suo ragazzo. Mi accorgo di essere diventata un cantastorie. Certe sere con gli amici giovani le canto per ore. Non è neanche necessario essere tanto vecchi per battere in ricordo i giovani. Io però, di ricordi, ne ho troppi. E sì, di ricordi ne ha tanti Franca Valeri. Una vita intensa trascorsa tra le tavole del palcoscenico e davanti la camera da presa. 60 anni di teatro non sono affatto pochi. La sua grandezza è quella di portare se stessa e la sua storia nei teatri più grandi e in quelli più piccoli. Le donne di Franca, gli amici, le passioni amorose e quelle per la lirica, la scrittura, i salotti e naturalmente il suo amore più grande, quello per il teatro. Due battute insieme a Franca Valeri che qui stasera al Teatro del Grillo, la sua ironia, la sua comicità, per non parlare della sua bravura, ha estasiato il pubblico del teatro. Grazie, sono parole lusinghiere che alla fine di una piccola fatica che sempre recitare sono un grande compenso. Beh, siccome è un teatro molto carino, molto caldo, elegante, mi è piaciuto molto, pur essendo un teatro di un posto non conosciutissimo e che poi è molto carino, molto bello. Il Teatro del Grillo fa breccia ancora una volta nei cuori degli artisti che lo calcano. Anche qui 30 anni non sono pochi. Un compleanno speciale che verrà celebrato anche con il pubblico nel prossimo mese di maggio e una chiusura della stagione col botto. Ma torniamo allo spettacolo Essere Franca, in cui l'ex vedette del Teatro dei Gobbi si è lasciata andare in una conversazione coinvolgente e intensa nel suo continuo contatto col pubblico, intervistata da chi la conosce da sempre, Pino Strabioli, un altro personaggio straordinario che ama a tal punto il teatro da portarselo in televisione. È una grande gioia, a parte stare accanto alla signora Valeri, ascoltare i ricordi di una signora che ha attraversato, fatto e continua a fare la storia culturale di questo paese, attraverso la sua scrittura, attraverso i personaggi che ci ha regalato in cinema, in televisione e soprattutto in teatro. E qui era un compleanno, per cui era un'occasione speciale, i 30 anni della compagnia del Teatro del Grillo e i 20 anni di questo bellissimo teatro, in questo frantoio. Infatti quando io ne ho parlato a Franca ho detto dobbiamo andare a Soverato perché c'è un bellissimo pubblico e c'è un teatro piccolo ma proprio bello, è una sfida culturale e quindi tanti auguri al Teatro del Grillo. E ha voluto salutare così il pubblico soveratese. Pronto? Mamma? Sei te? E si è tardi perché mi telefoni? Ah, ti dovevo chiamare io. Ma sono ricordata. La figlia della sora Augusta, quella maritata a 6 giorni, che c'è niente per noi.
Grazie, come non detto.